cosa vengo a proporvi oggi è una mattonellina, è di 18 centimetri, è a forma esagonale, si legano i vari punti con le altre, vedete? Si può fare anche in cotone ed è una gran bella mattonellina. Adesso iniziamo il tutorial. Allora, per fare questa piastrella o motivo, come volete chiamarlo, facciamo un cerchio magico e non è difficile farlo, basta girarlo così, la codina, e lo girate, infilate l'uginetto, mettete il filo sopra l'uginetto, lo uscite fuori e fate un punto catenella. E dopodiché facciamo, questo vale per un punto, facciamo 9 punti bassi, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dopodiché tiriamo la codina e vedete che il filo scivola. Non tiratelo tutto assieme perché altrimenti si accartoccia, quindi tiratelo piano piano. Dopodiché facciamo un punto bassissimo nella prima catenella, se ci riusciamo, nella prima catenella, un punto bassissimo. E lavoriamo anche la codina così poi alla fine la tagliamo. Ora facciamo 3 punti catenella, quindi 1, 2 e 3. Filo sull'uginetto, nello stesso buco facciamo un aumento. Praticamente facciamo un aumento ogni volta che lavoriamo su un punto, ne facciamo 2. Quindi filo sull'uginetto, passiamo nel prossimo e facciamo il primo punto. Poi ritorniamo nello stesso foro e facciamo 2. Praticamente da 9 ne avremo 18 perché ad ogni punto dobbiamo fare un aumento, ogni punto un aumento. Ci vediamo dopo. Quando abbiamo finito il giro, ci agganciamo alla terza catenella e facciamo un punto bassissimo. Così. Dopodiché, come procediamo? Facciamo 3 punti catenella, quindi 1, 2 e 3, che equivalgono al primo punto. E nel punto successivo facciamo un aumento. Quindi sono 3 e in quest'altro ne facciamo uno. Quindi 1, 2, 1. Poi facciamo 2 punti catenella senza saltare, facciamo un punto due punti in questo, quindi un punto normale, un aumento nel centro e un punto solo, un punto alto soltanto alla fine, 2 catenelle. E procediamo così fino ad avere 6 di questi 4 punti alti, quindi 6 maglie alte. No, 6 maglie alte, 6 gruppi di 4 di maglie alte. Alla fine che abbiamo i 6 gruppi di maglie alte, facciamo un punto catenella e chiudiamo nella terza con una maglia bassissima. Ne facciamo uno perché altrimenti il divario tra queste di qua sarebbe troppo, cioè sarebbe molto più largo. Dopodiché facciamo 1, 2, 3 catenelle e nello stesso foro facciamo un aumento. Quindi adesso ne abbiamo 4, dopo ne avremo 6. Perché facciamo un aumento in questo,
lavoriamo le due maglie alte normalmente, quelle ci troviamo sotto le due maglie normalmente, solo l'inizio e la fine si lavorano doppie, quindi un aumento all'inizio e un aumento alla fine. Quindi ce ne troviamo adesso 6. Facciamo due punti catenella e facciamo la stessa cosa in questo. Praticamente facciamo un aumento nel primo, lavoriamo gli altri normalmente, quindi abbiamo 3, 4 e qui 5, 6. Fate così per tutto il giro. Quando saremo arrivati a questo punto, quindi abbiamo fatto le nostre 6 maglie alte, facciamo 2 catenelle e chiudiamo nella maglia alta. Ora facciamo 1, 2, 3 catenelle, nello stesso foro facciamo l'aumento, praticamente andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto sopra e avremo 8 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e l'ultimo lo facciamo doppio, 6, 7 e rifacciamo nello stesso punto. Quindi praticamente lavoriamo come abbiamo fatto sotto, due aumenti all'inizio, due aumenti alla fine. Poi facciamo 1 e 2 catenelle e ripetiamo la stessa cosa. Praticamente nella prima maglia alta facciamo 2 maglie alte, quindi 1 e 2. E poi una maglia alta per ogni maglia alta, quindi ne abbiamo 3, 4, 5, 6, 7 e lavoriamo la stessa maglia, 8. Facciamo così per tutto il giro. Dopo aver finito il giro, facciamo 1, 2 punti catenella e chiudiamo nella terza catenella con un punto bassissimo. Dopodiché facciamo 1, 2 e 3 e lavoriamo le 8 maglie alte per come ci si presentano. Quindi questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava. Dopodiché facciamo 1, 2, 3 punti catenella, entriamo qui dentro e facciamo un punto basso. Poi di nuovo 1, 2, 3 catenelle e cominciamo le nostre, cioè tipo fanno due vuoti, questo e quest'altro. Allora, ricominciamo le nostre 8 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. Vi faccio rivedere. Allora, fate 1, 2 e 3 all'interno del cerchio, del vuoto. Fate un punto basso. 1, 2 e 3 e continuate, rifate le 8 maglie alte. Ci vediamo alla fine del giro. Allora, quando abbiamo finito le nostre 8 maglie alte, facciamo 1, 2 e 3, chiudiamo con una maglia bassa. 1, 2 e 3, chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Ora ci troviamo a questo punto, dobbiamo fare una maglia bassissima e andare a finire nella seconda maglia alta, una maglia bassissima. Dopodiché, praticamente cominciamo a diminuire. Facciamo 1, 2 e 3, lavoriamo in totale 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E saltiamo l'ultima. Facciamo 1, 2, 3 catenelle. E la infiliamo nel primo buchetto con la maglia bassa, poi 1, 2 e 3 nel secondo buco con la maglia bassa, 1, 2 e 3, saltiamo la prima maglia bassa e andiamo nella seconda. E facciamo le 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi facciamo 1, 2, 3 catenelle e andiamo nel primo foro con un punto basso, 1, 2, 3 nel secondo foro con un punto basso, 1, 2 e 3, saltiamo la prima maglia e andiamo nella seconda e facciamo le nostre 6 maglie alte. Fate così per tutto il giro, ci vediamo alla fine del giro. Alla fine del giro facciamo 1, 2, 3 e chiudiamo qui. 1, 2 e 3 e chiudiamo qui. 1, 2 e 3 e chiudiamo nella catenella. All'interno della catenella, perché sono tre, all'interno della catenella, scusate, all'interno della catenella qui, maglia bassa, no, giusto, era così. C'è un po' di caos fuori. Ok, ora praticamente ci troviamo a questo punto, vedete, già sta cominciando a prendere la forma esagonale. Ora noi dobbiamo, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dobbiamo saltare, un punto, una maglia, perché adesso noi dobbiamo fare 4, quindi 3 punti catenella, 2,
3 e 4. Poi facciamo 1, 2, 3 catenelle e chiudiamo in questo foro. 1, 2, 3 e chiudiamo nel secondo foro. 1, 2 e 3 e chiudiamo nel terzo foro. Poi facciamo 1, 2, 3 catenelle. E praticamente andiamo a fare le 4 maglie alte saltando la prima. Quindi saltiamo la prima, facciamo la prima, la seconda, la terza e la quarta e saltiamo l'ultima. E ripetiamo le 3 catenelle, 2 e 3. Nel primo foro, in mezzo al primo foro con un punto basso, 1, 2, 3. Nel secondo foro con un punto basso, 1, 2 e 3. Nel terzo foro con un punto basso. Rifacciamo la stessa cosa, 3 punti catenella, 1, 2 e 3. Saltiamo la prima e facciamo le 4 maglie alte, ci vediamo alla fine. Allora, per finire, facciamo 1, 2 e 3 catenelle, l'agganciamo nella terza catenella. Quello che stiamo per fare è l'ultimo giro e vedete, già ci sono gli angoli. Allora, l'ultimo giro come si farà? Facciamo un punto bassissimo e passiamo nella seconda, quindi saltiamo la prima e passiamo nella seconda con un punto bassissimo. 1, 2, 3 catenelle e in totale facciamo 2 maglie alte saltando l'ultima. 1, 2 e 3 e ci agganciamo a questa. 1, 2 e 3 e ci agganciamo a quest'altra. 1, 2 e 3, ci agganciamo, quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, facciamo la quarta, 1, 2 e 3, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, quindi dopo averne fatte 1, 2, 3, 4, la quinta, saltiamo il primo. Passiamo nel secondo e in totale facciamo 2 maglie alte, quindi questa è la prima e questa è la seconda. Praticamente bisogna fare così per tutto il giro e la mattonella o la piastrella o il motivo è finito. Praticamente finiamo con 2 maglie alte. E questi punti che poi alla fine verrà chiusa con 3 punti catenella nella terza maglia e abbiamo terminato il lavoro. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, cliccate anche sulla campanellina così rimanete informati sui miei video. Ciao ciao!